Ora, ormai iOS 18 è su quasi tutti i dispositivi, chi ha ovviamente installato la beta e ovviamente approvato le varie funzioni, piaciuto o non piaciuto, e questo ovviamente è soggettivo sempre. Oggi andiamo a dare un'occhiata all'applicazione foto, cos'è cambiato e cosa ci piace che non ci e quello che non ci piace. È cambiato molto, quindi la grafica è cambiata, le impostazioni sono cambiate, non si trovano più, dove l'hanno messe, chi lo sa. Quindi andiamo a dare un'occhiata adesso a fondo all'applicazione foto. Bene, io sono Gennaro, ovviamente in questo canale si parla di applicazioni e accessori legati al mondo dello smartphone per la creatività. Quindi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale ora e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò. L'estate sta finendo e un anno se ne va, quindi siamo quasi agli sgoccioli, ok? Qua, sorry. Bene, andiamo a vedere cosa è cambiato nell'applicazione foto di iOS 18. Dove sono finiti i miei tasti? Dove sono finiti i miei tasti di, soprattutto di sincronizzazione con iCloud? E chi lo sa? Quindi, allora, eccola qua, l'applicazione foto, il fiorellino, il solito fiorellino, però che può cambiare anche aspetto, ovviamente. Se andiamo nella personalizzazione, mettiamo le icone colorate, ragazzi, mettiamo queste icone colorate e facciamoci sto regalo. Allora, andiamo qua, andiamo a cliccare sopra, ho fatto già vedere il layout, come può cambiare, ok? Il layout è qua, praticamente, del nostro fiorellino, abbiamo praticamente anche le foto tutto schermo. Ecco, se io clicco qua dentro, ovviamente, nella foto, vado a finire subito nel ricordo che lui mi propone, ok? E quindi, tornando indietro, siamo nel menu principale. Però, adesso vi faccio vedere, ovviamente, come noi, come praticamente nativamente lo potremo usare. Vado nell'applicazione foto e mi si presenta così. Prima di andare avanti, diciamo, a vedere le varie cose, il comando cerca è stato messo quassù, vedete, è stato inserito proprio il comando cerca. Questo funziona praticamente uguale, ok, più o meno a quello che conoscevamo. Qui sotto possiamo mettere le nostre ricerche, andare avanti e fare tutto quello che vogliamo fare, ok. Poi qua c'è il tasto seleziona, quindi possiamo andare a fare una multiselezione per poter ovviamente andare poi, aspettate che seleziono, ok, per andare poi a condividere, cancellare quello che vogliamo, la stessa cosa che facevamo. E qui nella nostra iconetta, vedete come clicco, ci abbiamo queste opzioni ed eccolo qua la sincronizzazione. Qua ovviamente il mio è già sincronizzato, ma apparirà sotto ovviamente la solita scritta sincronizza adesso o metti in pausa. Ecco, la cosa che io non ho trovato, ragazzi, aiutatemi, ovviamente datemi una mano, perché giustamente chi contribuisce è sempre ben accetto, la riga blu diciamo di avanzamento, ok, della striscia di delle foto, io non la trovo. E qui sotto abbiamo diciamo queste opzioni che praticamente diciamo sono più o meno quelle che conosciamo, ok? Abbiamo le attività degli album condivisi, cioè questo è praticamente un spegni accendi di quello che possiamo vedere ovviamente dall'altra parte, ok? Ma non solo qui possiamo spegnere e accendere, ma possiamo andare anche qua a fare un'altra cosa. Se io tiro giù adesso le foto, vedete? Tiro giù, vedete che sotto è arrivato il menu. Il menu prima, le prime freccette sono per ovviamente i filtri e l'ordinamento, ok? Qua dentro filtri ho sempre le stesse cose che abbiamo più o meno visto, ok? Se vogliamo vedere tutte le foto oppure vogliamo vedere una cosa specifica. Se io voglio vedere solo i video, clicco solo video e appariranno solo i video. Se voglio vedere solamente gli schermi acquisiti, posso fare solamente così e così via, ok? Quindi posso, e se ovviamente vado a togliere tutte le flag, ovviamente viene fuori tutto. Qui vabbè, questo l'avevamo già visto, però è così, tanto per un'infarinatura. E questo ovviamente cambiamo anche i punti di vista, adesso questo sì, punti di vista, quindi abbiamo, vedete qua sotto ovviamente possiamo omettere. No, screenshot cosa vuol dire? Ah, uno schermo? Sì.
Ah no, fa vedere screenshot, non lo so, sì, ok, quindi questo non lo sapevo neanche io. Quindi vabbè, possiamo cercare, possiamo andare ovviamente, diciamo, ingrandimento, non cercare ingrandire e rimpicciolire, ma questo lo possiamo fare anche con le dita, facendo un piccolo zoom e rimpicciolire, come al solito, ok? Direte voi, sei ignorante con foto, avete ragione, perché l'ho usato poco sicuramente, però diciamo che lo scopriamo anche insieme e non fa neanche male. Qua sotto invece abbiamo le tre opzioni che sono: non c'è giorno, ma non so, 98 perché giorno c'è già, primo mese, anno o tutto, ok? Quando vado in mese, ovviamente il giorno c'è, vedete, è diviso molto carino, la divisione è molto simpatica, la divisioncina così. Se invece vado tutti e vado a diciamo giù, finisco tutte le mie foto, no, scusate, no. Devo fare X da qualche parte, penso. Dunque, libreria. X qua sotto. Ok. X qua sotto. E giù, vedete, qua abbiamo tutto quello che avevamo. Poi vi ricordate, ok? Suddiviso a caselle, ok? A, diciamo, erano categorie messe tutte ovviamente in quadratini. Qui invece sono tutti in lista. Visto che la gente scorre col dito, scorriamo anche su iPhone, che è meglio. Qui abbiamo, vedete, dunque, abbiamo tutti i recenti, che se clicchiamo sopra ci andiamo, poi sotto abbiamo gli album, poi sotto ancora abbiamo le persone, gli animali, abbiamo sotto ovviamente le raccolte e tutto quello che più o meno, ok, vedevamo su una stessa riga, ok, su due o tre righe, su due o tre colonne, quello che è. Quindi abbiamo tutto così. E sotto abbiamo anche qua la possibilità di andare a vedere tutti i video che abbiamo, ok. Questa forse è una cosa carina, perché poi se io video non ne voglio più, posso anche forse selezionarli tutti e cancellarli in una botta sola. Quindi abbiamo, come dire, facciamo proprio un danno, danno no, perché poi possiamo andarli a vedere dentro i eliminati di recente. E qua abbiamo le stesse cose, i filtri, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che più o meno abbiamo le stesse cose. Qua selezioniamo tutte e possiamo anche cancellarli una botta sola. Solo i video possiamo cancellare e poi abbiamo queste categorie qua. Ok, selfie, abbiamo le foto e abbiamo i ritratti. Bene, ben detto, ben fatto. Possiamo spostarli? No. Possiamo trascinarli? Perché possiamo trascinarli? Non lo so. No, c'è un divieto. Poi sotto abbiamo ancora altro, che le stesse cose che poi avevamo dall'altra parte, nascosti, eliminati di recente, eccetera, 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 eccetera. Qua abbiamo gli album condivisi, qua sotto abbiamo i suggerimenti. Ecco, questa è una cosa carina, secondo me. Questa cosa, suggerimenti per far sì di mettere diciamo, le schermate di blocco o quello che sia. Cioè, questo è carino, secondo me è carino. Quindi, se volete mettermi un cagnolino o un vostro amico, diciamo, che lui suggerisce, ovviamente, queste cose qua, possiamo... Carine. La cosa che però mi ha stupito abbastanza è questa personalizzazione. La personalizzazione cosa significa? Che possiamo spostare gli elementi a piacere. Se io vorrei vedere, non so, giusto questi suggerimenti, li voglio mettere prima di tutto, faccio così, è scappato. Faccio così. No, questi erano condivisi. No, 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 io voglio suggerimenti. Ecco, aspetta. Forse devo aspettare che prenda posto. Ok, vedete, l'ho messo qua, adesso faccio X. E sopra in cima a tutto, a questa listona qua, avrò i suggerimenti. Beh, questo diciamo che è molto molto simpatica come cosa. Io direi che questa è promossa. Volevo farvi vedere se c'è il tasto sincronizzazione, se si è acceso o non si è acceso, perché sono tutti sincronizzati. Una cosa, andiamo a vedere ora, se clicchiamo su una foto qualsiasi, magari una foto che non vi spaventi troppo. Facciamo questo fiore, ma non l'ho fatto io, questo qua, togliamolo che non mi piace per niente, me l'ha mandato. Dunque, qualsiasi foto, Gennaro, dai, qualsiasi foto. Ok. Qui cosa è cambiato?
Io non lo so, qua forse qualcosa, un lecangeu, però io non mi ricordo, ovviamente perché lo uso pochissimo anche questo. Vabbè, diamoci un'occhiata insieme. Qua sopra abbiamo ovviamente sempre la parte dei filtri, copiare, ordinare e praticamente tutto quello che forse avevamo, non so dove, ma ce l'avevamo da un'altra parte. L'avevamo già visto poi nella prima video che avevo fatto dedicato ad iOS, quindi regola posizione, queste cose sono tutti parametri che servono alla foto. Abbiamo la X per andare indietro e qua sotto invece abbiamo la condivisione, il cuoricino e questo qua cos'è questo qua? Ah, queste sono le informazioni sulla nostra foto. È bello perché prima io tiravo in giù, la stessa cosa si può fare uguale, quindi va bene così. E forse questo è la possibilità di andare a modificare le foto, quindi possiamo andare a modificare, le cose non sono cambiate. Ecco, poi magari porterò un video diciamo ad hoc per andare a vedere un po' queste possibilità di cambiare le foto con foto, che diciamo che non è poi così male come applicazione se si vuole fare una cosa al volo, ma qua sono voliere perché se no ci passa tutta la mattinetta. Allora andiamo indietro, a nulla. Poi cosa abbiamo qua? Il cestino e basta. Quindi diciamo le cose non è che siano cambiate, cioè sono cambiate, ma abbiamo praticamente quasi tutte le stesse impostazioni che avevamo nelle foto vecchie, a parte la grafica che è variata molto, perché adesso io esco, faccio X, è variata molto, sicuramente solo ed esclusivamente quello che appare poi sotto, no? Che vi ricordate era tutto diviso sulle colonne e righe, invece adesso scorriamo come facciamo di solito per andare a scorrere un social network. Quindi abbiamo, no, volevo farvi vedere se sincronizzano. Quindi diciamo che può piacere, non può piacere, possiamo amarla e odiarla come al solito, però forse qualche miglioramento c'è stato. E a voi altri, come si dice qua in Liguria, cosa ne pensate di questa foto, di questa applicazione foto che è stata così implementata? Io l'ho detto prima, mi ci trovo bene, mi ci trovo male. È abituato ad anni e anni con foto fatte in quella maniera. Sapete quando vi cambiano un'applicazione, no? Che voi siete abituati a vedere questa applicazione per un tot di tempo, poi vi fanno un aggiornamento che stravolge tutto e non vi trovate, non trovate più i tastini dove sono. Comunque, diciamo che possiamo, diciamo, poi abituarci sempre come al solito. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo video condividetelo con i vostri amici che mi fate crescere e infine, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere le notifiche dei video che posterò. Con questo vi auguro una buona fine estate, a presto!